Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno coronato il sogno di unirsi in matrimonio il 6 luglio e dall'entusiasmo smisurato adesso si è passato anche alle polemiche. I due sono infatti finiti nel mirino nelle ultime ore, quando è stata diffusa una notizia ufficiale riguardante la coppia. E ora devono difendersi da attacchi che stanno diventando sempre più forti. Infatti, Simona Ventura e Giovanni Terzi non stanno ricevendo solamente messaggi positivi dopo la news inerente il matrimonio. C'è una grossa novità in arrivo e con sé ha portato una marea di polemiche. Non sappiamo se loro se la sentiranno di rispondere o preferiranno restare in silenzio per scongiurare vere e proprie degenerazioni. Simona Ventura e Giovanni Terzi, novità sul matrimonio e scoppiano le polemiche. Il sì di Simona Ventura e di Giovanni Terzi è stato uno dei più attesi in quest'estate 2024. Il matrimonio è stato perfetto con la partecipazione di oltre 200 invitati tra cui tanti VIP. Ma ora ecco giungere polemiche per la decisione presa dagli sposi di rendere ancora più importante la loro unione. Hanno fatto un accordo televisivo e ciò ha fatto storcere il naso. Le nozze di Ventura e Terzi sono diventate un documentario, infatti questo è stato l'annuncio ufficiale della conduttrice TV, e dopo una lunga e tortuosa marinatura habemus docu del nostro matrimonio. Domenica 1 settembre ore 21.30 su Real Time. Siate numerosi poiché ne vale la pena. Ma c'è chi tra gli utenti non ha gradito e li ha paragonati negativamente ai Ferragnez. Queste le reazioni più brutte della gente, riportate da Libero, ma per amore di Dio, tutto un business, manco fossero Kate e William d'Inghilterra, esagerati. In tanti li hanno criticati di emulare Fedez e Chiara Ferragni.